tranquilla. In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio dedicato alla Book Sprint Edizioni e ovviamente ai suoi autori. Sono in compagnia di Dori Terraneo, che oggi presenterà Settembre, Petali e Corolle, racconti e divagazioni poetiche. Buonasera Dori, come Buonasera. Va? Buonasera. Bene, grazie, benissimo. Tutto bene, ti trovo in splendida forma. Grazie. So grazie. Che per te non è la prima volta che sei qui davanti alle telecamere, no, della Book Sprint Edizioni, è la seconda vero? Volta, perché ero stata a Sanremo con voi. Bene. Da voi mi avete già fatto l'intervista a Sanremo. Bene, perfetto. Quindi diciamo che sei già abituata alle nostre telecamere, la nostra conversazione, la nostra intervista andrà nel miglior modo possibile. Speriamo. Lo so, lo vedo. Io mi accorgo di quanta emozione ci sia da parte di voi autori quando siete qui a parlare con noi di queste vostri sogni che poi oltretutto prendono forma sul nostro cartaceo ed è effettivamente impossibile non avvertire le vostre sensazioni e le vostre emozioni. Quindi cerchiamo di sfruttarle nel miglior modo possibile entrando subito e partendo, anzi subito parlando del tuo libro. Io vorrei partire analizzando giusto una parola del titolo, settembre. Settembre che è un mese molto caro anche a me, perché io sono nata a settembre. Io vorrei sapere perché la scelta di questo mese. Io amo molto settembre perché, a parte i miei genitori si erano sposati a settembre, ma questo è un dettaglio, ma perché in settembre mi sono sempre capitate delle cose meravigliose. Le cose più belle della mia vita mi sono capitate a settembre. Per me è un mese magico. È un mese magico. Me ne racconti una di quelle belle che ti ha una di queste esperienze belle che ti è accaduta proprio a settembre, quella che, non so, la prima che ti viene in mente. Ma la prima che mi viene in mente è avere ritrovato un amico che non vedevo da tanti anni, l'ho ritrovato proprio a settembre. E poi ripeto, un po' gli anniversari dei miei genitori e poi si sono accumulate parecchie tante, cose. Tante cose, quindi non c'è neanche un evento in particolare, no, sono un insieme di eventi. È anche l'atmosfera di settembre, il colore del cielo di settembre, l'atmosfera che si respira. Una cosa che mi piace molto di settembre è il vento, quel vento che non è né caldo è né freddo. È particolare, è magico, l'atmosfera è magica. È particolare anche il colore del cielo a settembre. Sì. Che è diverso, è più pulito che in primavera, è bellissimo secondo me. È bellissimo. Però so che oltre ad un mese per te molto importante c'è anche un luogo al quale sei molto legata ed è Solignano, è un luogo a te molto caro. Perché? Allora, Solignano è un paesino sull'Appennino tosco-emiliano, sì? Cioè sulle pendici della Cisa praticamente, in provincia di Parma. È un paesino che io vedevo sempre passando con il treno, sì. No? E mi affascinava. Sono andata a vedere, anche ricco di storia fra l'altro, e finché sono andata proprio anche a visitarlo, ho girato un po'. Poi ci ho ambientato tre episodi, infatti ci sono tre racconti sul libro fatti proprio su Solignano. No? E Solignano ha un fascino suo particolare. Loro hanno anche un poeta che è stato un grande poeta della fine dell'Ottocento, è Francesco Zanetti, infatti hanno anche la biblioteca intestata a lui, eccetera. Ha scritto delle poesie bellissime proprio sulle sue montagne e sulla bellezza di Solignano. No. Poi quando ho finito il libro ho detto alla biblioteca di Solignano che l'avevo fatto e loro hanno organizzato una presentazione. Mi faranno una presentazione del libro sabato prossimo. Quindi a breve. Ecco, sì, presenterà il libro il professore della scuola media che è Andrea Lombatti. Andrea Lombatti presenterà il mio libro a Solignano. Quindi è un paesino strano, però è ricco anche di storia, cioè se una va a cercare trova anche parecchia storia in questo paesino. Ha anche delle parti murarie che sono ancora del Settecento, sono abbastanza antiche, eccetera. Però è il fascino che ha nella posizione in cui è. È magico, secondo me, Solignano. È un qualcosa che vi ha colpito particolarmente e si vede appunto da come viene raccontato dalle vostre parole. Solignano. Sì, sì, è sì. Proprio l'ambientazione è un luogo che è vicino alle montagne ma non è soffocato dalle montagne.
è l'atmosfera particolare che si respira, almeno secondo me. L'ho sempre sentito in questo modo. Ho l'impressione che parlando con lei qualsiasi cosa acquisisca un po' un sapore, un tocco magico. Ecco. Anche, è vero. Sarà una predisposizione ambientato degli incontri romantici molto particolari, che non è che sono proprio avvenuti lì, magari qualcosa sì, qualcosa no, però ce li ho ambientati perché era troppo bello. Vorrei leggere una cosa. Due baci leggeri, due petali d'infinito su labbra indimenticate. Sì, è una delle tante poesie. È nata proprio lì, è nata proprio a Solignano. È nata proprio a Solignano. Sì. Bella. A volte non bisogna esprimersi in una poesia lunghissima per poter far vedere quello che si ha dentro, una propria emozione, una propria sensazione. A volte basta citare 3-4 parole e si riesce a capire una grandezza. Sì, a volte sì. È vero. Io prima abbiamo avuto modo, ovviamente parlando, di guardare e di leggere anche molto di questo libro, dove ci sono dei racconti e ovviamente ci sono delle poesie. E poco prima di scoprire che poi un indumento che tu stai indossando oggi è anche presente nel tuo libro, ovvero la sciarpa di seta. Che è questa. Ed è questa. Che è questa. E io vorrei appunto che tu ci rendessi partecipe del perché della scelta di questa sciarpa e di questi colori. Allora, la sciarpa di seta, dalle fresche pinete il verde, dal luccicante mare il blu, da dolci lacrime fili di seta. Ecco una sciarpa calda e tenera che porta consolazione, speranza e gioia per un roseo avvenire che forse non verrà mai. Che bella! A parte che i colori sono meravigliosi perché richiamano appunto il mare, però anche allo stesso tempo il cielo. È anche stato un regalo importante, per cui cioè, mi è stata regalata in un momento importante, veramente. Non possiamo dire da chi è stata regalata, però era un momento molto importante, quindi è stato un regalo particolarmente apprezzato. Parli tanto di amore, di sentimenti, e quindi credo che questo libro parli molto di te, del tuo modo di essere. Credo che l'amore sia il movimento importante di tutta la vita per qualsiasi persona. Muove tutto. È la cosa più importante, senza dubbio. E io vorrei continuare a leggere qualcos'altro qui, perché queste poesie arrivano dritte al cuore e soprattutto... Questa la leggerei. Ok, allora questa qui la leggo io e poi subito dopo leggiamo qualcosa che ci ricorda un mese a noi per entrambi molto importante. Pelle. Brivido caldo, avvolgente, estasi dei sensi, pace interiore, seta su seta, la tua pelle, sensazioni infinite. Pensa quando è stata scritta. Vedo un pochino di... Lasciamo perdere. Un'emozione troppo forte. Allora noi andiamo avanti e leggiamo invece la prossima poesia. Allora, ancora il tempo e settembre. Il tempo, il nostro tempo. Senza data, ora o luogo, spazio infinito tra noi, dolce culla di sensazioni, pensieri e ricordi, voli di farfalle variopinte, magia dei nostri eterni settembre. Complimenti. Grazie. Questo settembre a quanto pare davvero è stato magico, sia per la splendida atmosfera che è riuscita a creare nel tuo cuore, nel tuo animo e in quello che sei riuscita a trasmettere con questo libro. Non ho capito. Ho detto settembre è un mese davvero magico per te, sì. E la sua atmosfera è riuscita comunque a far uscire fuori molto di te, del tuo animo, della tua sensibilità, dei tuoi sentimenti. In questo libro ci sono parecchi racconti e anche delle riflessioni, l'avevo detto anche nell'altra intervista, riflessioni che ho trovato in giro, perché è una vita che scrivo, mi piace scrivere, quando ho delle sensazioni particolari o dei ricordi, mi va di scrivere, le metto, poi non importa, le butto in un cassetto, non necessariamente le pubblico. Poi mi è venuto in mente di pubblicarle, le ho pubblicate e questo è un libro che mi sta dando soddisfazione perché parla anche all'altra gente, perché parla dei miei sentimenti, dei suoi, di chiunque. Quindi uno si ritrova. Si ritrova nelle molto in queste parole, sia nel racconto che ovviamente nelle poesie. E anche nei racconti, certo. Appunto, sì.
Dori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è giunto al termine, però abbiamo avuto modo di analizzare alcuni aspetti di questo libro, ovviamente anche della tua persona, che sono stati davvero un piacere. Noi della Book Sprint Edizione ti ringraziamo di aver condiviso nuovamente questa esperienza con noi. Grazie a voi anche. E giusto una piccola chicca, grazie anche di quei splendidi pasticcini che sono arrivati. Le ciambelline. Le ciambelline che ora non vedo. Grazie. Davvero non vedo l'ora di provare. Quindi abbiamo svelato anche quest'altro splendido aspetto di te, che è l'amore per la cucina, non solo l'amore per la vita. Grazie. Grazie mille. Grazie.